Ragazzi, prima di cominciare con il video devo dirvi che ho finalmente esteso gli orari dei video che sono i seguenti, quindi a partire da questa settimana i video usciranno il martedì alle ore 15 sulla Osecraft Survival, il giovedì sempre alle 15 dove porterò sempre Minecraft ma una mappa magari in compagnia di qualcuno, il sabato alle 15 su un altro gioco ovvero momentaneamente Granny ed anche la domenica però alle 22 sempre di Minecraft sui video timelapse. Oppure sulle farm, cercherò di alternare una volta farm e una timelapse, quindi questo è il massimo che posso fare per eventuali cambiamenti o ritardi con i video. Entrate nel mio nuovo canale Telegram creato apposta per questo e niente, vi lascio al video, ciao! Miau a tutti ragazzi, io sono Deosorotto e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi siamo su Minecraft nel terzo episodio della seconda stagione della Osecraft Survival. Ecco, ormai sta diventando uno scioglilingua. Ed oggi andrò a costruire la mia casa, esatto. Verrà bene oppure no, non lo sappiamo, anche se io accenderei subito la seconda opzione. Sì, perché lo sanno pure i porci che sono negato nelle costruzioni, ma prima ci tenevo a salutare la persona che ha individuato per primo l'hashtag dello scorso video, che è Ender YouTube Minecraft Pet. Quindi complimenti. Purtroppo tutti i commenti con hashtag Creeper mi erano finiti in revisione, quindi ho dovuto approvarli io poi a mano uno per uno e non so perché non mi sono stati pubblicati, boh, sarà per un bug, quindi se magari tarderò a mettervi il cuoricino sarà per questo motivo, ecco perché YouTube me li blocca. Trovate l'hashtag misterioso anche in questo video per essere salutati martedì prossimo e iscrivetevi al canale, cacchio siamo sempre immobili ai 1450 quanto iscritti, forza, forza e lasciate un like al video. Fatelo. Entriamo subito in casa, guardate un po' che casino che c'è, ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei ceste. Andiamo da fuori, guardate in che macello sono, ecco, guardate la bellezza di questa casa che non c'è più, cioè già faceva schifo, adesso ancora di più. Qui addirittura ci ho messo uno slab ovviamente per coprire la doppia cesta, ecco questa qua. Il bello è che sono tutte piene, infatti sono andato in miniera, ecco, ho trovato 12 diamanti. Ripeto, 12 diamanti, poi tanto ferro, poi tanto carbone, 1, 2, 3, 4, 5, ce n'è altro, sì, 6, 7, 8 stack di carbone, finisce qui, mi sa di 9, ok, 9 stack di carbone, oddio quanti sono, poi c'è anche dell'oro, eccolo qua. Poi cos'altro ho trovato? Vabbè, tanta redstone, ovviamente, di tutto e di più, altro oro, perché sta diviso? Vabbè, non fa niente. Poi, cosa molto importante, uno zombie mi ha dato una patata che andiamo subito a piantare. Andiamola a piantare qui, sì, qui. Piantala, che facciamo subito crescere con del bone meal, se abbiamo delle ossa, sì, ce ne abbiamo, ricordavo bene. Lo trasformiamo in 6 di bone meal e lo espandiamo. Dove sta? Eccola qua. Fai, cresci e dammi i tuoi figli. Due patate, dammene di più. No, dammene di più. Altre due patate. Dai, non si fa così, però così mi prendo in giro e ho finito il bone meal. Non ne ho più, non ho più ossa. No. Ok, ce n'è un altro 6, come non detto, trasformiamo tutto in bone meal, ovviamente, non tutto però, non tutto. Ne puoi dare 4, no, un favore, non lo vuoi fare al zio gatto? No, vabbè, così sono scemo io però che tolgo senza che cresce. Altre due, va bene, che ci possiamo fare? Il gioco sta più, oh, tre finalmente. Ah, guardate che bello, questo lo mettiamo qui. Qui ho anche fatto una mini piantagione di canne da zucchero. Si sta già facendo notte. Perché si fa sempre notte in questo mondo? C'ho anche fame, ho del cibo, ti prego. Sì, dovrei averne un sacco. Oh,
un sacco d'ostacoli, ce ne avevo, esci fuori. Tanto abbiamo queste due carne di sweet, grazie mille sweet, e andiamo a dormire come di routine ormai. Eh sì. Ho farmato anche tanto legno, ecco, come vedete, legno di abete, poi abbiamo anche legno di quercia, addirittura dovrei avere due stack di legno di quercia, se non ricordo male, ecco, ancora legno di abete, quanto ce n'è? Poi ancora, oddio, ma quanto cacchio ho il legno di abete? Il legno di quercia no? Eccolo qua. Poi anche il legno di betulla dovrebbe esserci, dai, l'ho preso. Eccolo qua. Oddio, quanta quercia, ecco tutta adesso uscita. Che ordiniamo subito inventario. Intanto tu dammi altra carne, grazie. E andiamo subito fuori. No, dammi della cobblestone. Perfetto, così. Ok, andiamo a costruire questa benedetta casetta che direi di fare qua. No, oddio, qua no, però qua già va meglio. Sì, secondo me è un'ottima ideona farla qua, perché ovviamente tutto questo spazio non voglio finire in culonia, ci surgi, quindi la facciamo qui, non sarà manco poi così grande, cioè sì, dovremo farla grande perché io amo conservare tutto nelle chest, quindi sarà pienissima di chest, altro che magazzino, il magazzino non è niente in confronto, quindi spadiamo un po' questa zona perché sto facendo con la spada che poi si spacca subito. Facciamo con la pala, ma sì, dai, tutto questo spazio dovrebbe bastare. Ora serve una crafting che posso addirittura fare, la piazziamo subito qui, no, totalmente a caso, sì. Quindi allora cominciamo facendo tanti assi, tantissimi assi e poi anche tante slab. Levati dalle scatole, sto costruendo, grazie. Ho tutto il necessario, guardate quanti bei colori luccicosi, luccicanti, guardate, ho fatto anche delle scale, delle slab, no, vabbè, forse dopo direi di fare subito il pavimento in ciottoli, oppure no, oddio. Allora, intanto vediamo quanto dobbiamo farla grande. Allora, direi di farla da qua, che va di qua, ovviamente in alzata di 1. Voglio provare questa nuova tattica. Dove sta andando? No, volevo andare di qua io. E anche di qua. Ok, ho già sbagliato. Ecco, manco a mettere mano. Ho già sbagliato. Perfetto. Togli tu che mi deconcentri. Andiamo da questa parte che mi pare più ampia. Quindi mettiamo un muretto di ciottoli qua, lungo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ma sì, che ce frega, che ce frega, quant'è? 15, penso 15. Ovviamente la lunghezza dovrà essere per forza maggiore della profondità, quindi andiamo ancora, dovrà essere di più di 15, non so quanto siamo, ma andiamoci, l'istinto dirà quando fermarmi. Ed ecco, così sono 15 per 20 di lunghezza. Ok, no, non scendere sole, no, ti prego sole, non scendere, guarda, spawnano i creeper, oddio quanti sono, si sta già riempiendo di creeper, no dai, non è possibile, non scendere, torna su, ti prego sole, non voglio dormire. Ok, che so pigro, però vabbè, andiamo a dormire. Che ci possiamo fare? No, dormire non nell'acqua, però dove si dorme? Mia mamma mi ha insegnato che si dorme nel letto. Riempiamo ovviamente tutta la piattaforma, così vai. Signor Fiorellino, mi dispiace, ma ti devo levare. Oddio, quanti fiori ci sono? Vabbè, buon per me, dammi tutti i fiori. Riempiamo tutto lo spazio. Questa dovrebbe bastare perché di cobblestone ovviamente sarà soltanto il pavimento, penso di fare, sì, soltanto il pavimento.
I muri poi li faremo in assi di legno, ovviamente, chiaro, scura, quello che dopo vedremo. Intanto finiamo. Perché si shifta ogni tanto? Ma io non lo so. Ragazzi, purtroppo, come vedete dalla mia esperienza, sono morto. E sì, purtroppo stavo qui a FK e una strega mi ha ucciso ben 2 volte, vabbè. Perché sono un abbo nel PvP, per quello, ecco. Comunque ho già fatto i muri, le finestrelle, che vabbè devo ancora mettere, ma sto già prendendo della sabbia, sto rovinando tutto. Dio che brutto, dopo ovviamente sistemerò. Ovviamente qui ci farò un piano rialzato, poi farò un tetto, non so se farlo a triangolo, quello classico, oppure quello a cupola, no, quello che va così e si innalza verso l'alto, non lo so, devo ancora decidere, non lo so. Comunque lancio già l'hashtag, che è hashtag assi, sì, perché hashtag assi di legno, guardate quanti ce n'è e quanti ne dovrò mettere ancora. Quindi ci vediamo a lavoro ultimato, a dopo. Ragazzi, ho finalmente finito, cioè vabbè, finito è una parola grossa, perché bisogna fare ancora tanto, bisogna illuminare qui bene per bene, mettere ancora qualche vetro, ordinare tutte le ceste, la crafting, eccetera, eccetera. Non so, bisogna fare ancora un po' di cose. Comunque io per questo video chiudo qui, intanto guardate anche da dietro, ho fatto il tetto un po' a cupola, un po' a triangolo, ecco, vedete, vabbè. Purtroppo non si vede per bene, comunque sta anche piovendo, che fortuna. Quindi dicevo, chiudo qua perché devo pure editare questo video, altrimenti non ce la faccio a farlo uscire per domani. Ovviamente off camera finirò tutto il resto e nel prossimo episodio vedrete la casa per bene. Comunque per adesso è questa, quindi noi ci vediamo in un prossimo video, ma lasciate mi piace, mi raccomando. Non devo cadere qua. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Miau, stavolta non ho sbagliato.